Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo nuovamente su Elden Ring e oggi si prosegue la nostra blind run. Dobbiamo proseguire l'esplorazione delle fogne di Lendel. Nello scorso episodio abbiamo, diciamo, esplorato la prima parte della capitale reale e poi abbiamo trovato il passaggio sotterraneo che conduce appunto qui alle fogne. Io ho cercato un po' in giro e non mi sembra ci sia un altro passaggio se non questo per scendere. Tra l'altro c'è un gamberettone gigantesco. Non so se è la strada giusta, eh. Potremmo attirarlo con un paio di frecce pesanti, in modo da farle più male possibile e poi scendere. Beh, questa è stata una sorpresa, devo dire, perché non mi aspettavo potesse sparare dalla distanza così. Ok, puniti incredibilmente subito, però abbiamo lo shortcut, possiamo arrivarci molto facilmente in realtà, quindi non è un problema per il momento. A questo punto dobbiamo proseguire per forza di lì perché c'è una zona sopra che non ho ancora visto bene e non ho capito come ci si arriva. Ci sono degli oggetti, però ancora non abbiamo trovato la strada. Quindi siamo in Fatrol? No. Allora si esce e si va di qua. Lui si attiva, ma noi possiamo andarcene. Perfetto, ci sbrighiamo, uccidiamo lui. Quattro colpi? Ok. Allora, stiamo attenti all'aragosta di merda. Cerchiamo di non farci trovare impreparati. Allora, andiamo giù. Ok. In realtà qua possiamo per il momento andarcene. E ce n'è un'altra, perfetto. L'importante è che non ci arrivi quella da dietro. Cura. C'è qualcosa là dietro, eh? Porca troia! Ma che cazzo! Sto granchio di merda! Male ne facciamo, eh? Devo riuscire a... Non volevo fare questo, però va bene. Basta colpirmi! Ah, però, ferma, c'è il trucchetto. C'è il trucchetto, Dio Cristo. Ok, noi facciamo... Ecco, porco Dio, facciamo schifo! Andavo lì dentro, potevo gestirmela. No, vabbè, ci rivediamo qua. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Allora, qua c'è un falò. Allora, vieni qua, coglione. Ti soffio la merda in bocca. Così ti avveleni. Vai tranquillo. Intanto ti distruggo l'anima. Allora, intanto ci attiviamo il falò. Però questa è una catacomba. O sbaglio? No. L'attiviamo così nel caso di morte. Ovviamente lui trapassa i muri, no? Allora dico. Schifo che fai, mamma mia. Ora dovresti morire. Bastardo. Allora, prendiamoci le nostre anime.
Sigillo di Mog. Ok, là c'è striscia di carne bianca. C'è questa. Ti prego, dammi qualcosa di bello. Allora, pietra di forgiatura funerea 7. Qui c'è questo che possiamo attirare in realtà. Possiamo fare lo stesso giochetto. Dai, vieni qua, bravo. No, no, che schifo, che schifo. Vieni qua. Guarda. Guarda che per un pelo non ci arrivava. Dai, vieni. Bravo. No, non volevo. Volevo questo. Porca puttana. Guarda che ci arriva quasi. Che schifo. Scusate ragazzi, ma era arrivato il corriere. Ho il fiatone perché ho fatto una corsa incredibile. Allora. Sì. Vediamo. Godo. Allora. Ok, ci siamo. Togliamo l'arco. Tra l'altro sta piovendo tantissimo fuori casa mia. Striscia di carne bianca. Va bene. Pietra di forgiatura funerea. Non c'è altro, quindi. Beh, dobbiamo affrontare quella sorta di dungeon, forse. Non lo so a questo punto cosa sia, non so cosa aspettarmi, perché sembrava tanto la classica, il classico dungeon, le classiche catacombe che trovi appunto in giro per l'interregno, però forse non è una normale catacomba. Allora, vediamo di andare qui. Beh, forse sì, in realtà. Allora, qua possiamo. Vediamo dove ci porta intanto. Beh, è molto diversa dalle classiche, quindi non penso sia. Come si chiama il falò? Catacombe di Leyndell. Spona un altro. Spawnano continuamente questi. C'è il trucchetto, mi sa. C'è sicuramente un trucchetto che non so. Allora. Ho sbagliato. Lui respawna, vedete? Leva, non so cosa serve. Qui dove andiamo? Si apre qualcosa. No. Orco 2! Dove siamo sbucati? Siamo all'inizio. Sono morto. Va bene, però siamo all'inizio. Quella è proprio dove ci sono i due paesaggi iniziali. Ok, va bene. Andiamo a recuperarci le anime. Torniamo giù. Madonna, tanta roba. No, forse no. Potrebbe essere un'altra zona ancora, eh. Meglio controllare nel dubbio. Meglio controllare. Però mi sembra tanto quella zona. A parte che è tutto uguale qui. Sono tutte fogne uguali. Può darsi che sia da un'altra parte, forse. Non lo so. Vedremo. Andiamo a controllare per sicurezza. Eccoci qua. Allora, dobbiamo andare sopra. Tra l'altro c'era un passaggio. Esatto. Forse anche sotto. No. Stavo per lanciarmi. Allora. Ora torna giù.
Non lo so cosa aspettarmi in realtà qui. Questo mi sembra tanto un dungeon proprio a parte. Lo facciamo, nel dubbio, però non penso sia questa la strada delle fogne. Allora, qua si corre. Andiamo di questo. E andiamo a prenderci le rune. Cerchiamo di correre zigzag. Le mie rune dove sono? Esatto. Sì, è proprio qua. Mamma mia, sto guerriero rompicoglione. Allora, torniamo indietro. Guarda lì, sono tutti qua che mi aspettano. Ok. Torno giù ora. Direi di sì. Vediamo di raggiungere quella zona sopraelevata qui. Non c'è nulla. Veramente. Strano, eh? Vabbè. Ok. Proviamo ad affrontare queste catacombe. Vediamo. Ci riposiamo, sì, ci riposiamo. Penso che lo capiremo subito se sono le classiche oppure qualcosa di diverso. Beh, qui c'è una porta bloccata da un meccanismo. Beh, non è la classica porta dei dungeon, quindi... Che cazzo è che sbratta? Oddio, che schifo. Mamma mia quanti sono. Allora, andiamo via. Ok, fuoco. Ce ne sarà sicuramente, esatto, uno dietro all'angolo. Non l'abbiamo ucciso con un backstep. Ok. Mamma mia. Tosti, eh? Fungo e convallare aspetterà le 6. Mitragliamo. Gli angoli. Eccoli. Via. Perfetto. Allora, fammi capire come si passa. Facciamo così, in modo da resistere al primo colpo, e poi passiamo. Via. Destra. Via. Perfetto. Mamma mia. Ah, torna su. Ah no, perché l'ho colpita io. Ok. Un presagio. No, questo non è il classico dungeon, ragazzi. Non è il classico dungeon. Questo non sembra il classico presagio. Porca vacca! Fortissimo. Forse possiamo attirarlo però giù. E una volta attirato giù... non lo so. Non lo so. Se possiamo magari spingerlo alla zona dove si sputa fuoco. Mamma mia. Quindi la prima parte la possiamo fare di corsa. Tosta, qui c'è qualcosa, non è un classico dungeon, non è una classica, l'ho già detto, però ora ne sono convinto, anche perché qui è sotterraneo dei reietti, è ancora sotterraneo qui, quindi c'è roba. E quella forse non è una porta che nasconde un boss, ma che nasconde qualcosa, là c'era qualcosa di segreto, quindi dobbiamo andare. Allora.
possiamo benissimo andarcene. Via. Andiamo di questo. Allora. Ok. Andiamo su di qua. Questi sono morti e basta. Un altro di questi. Però questo è molto più debole rispetto all'altro. Trovato sanguinamento. No, non posso muoverlo. Ok, c'è il backstep allora in questa creatura. Perfetto. Convallare spettrale 9. Qui c'è un meccanismo? No. Siamo esattamente sopra. Ma non c'è nulla qua. Quindi per forza di cose dobbiamo andare là. Bloccata da un meccanismo, diceva. Però qua non c'è una leva e non mi sembrava neanche là, sinceramente. A meno che questa cosa qui... No. No, e allora... Deve essere... Arco! Mi sono dimenticato completamente. Via. Allora. Siamo pronti? No, questo è veramente forte. Allora, come possiamo sconfiggerlo? Non i brividi. Allora, come possiamo sconfiggerlo? Prendiamo intanto il cavallo. Ecco, prima cosa, questo. Poi, qui lui secondo voi può passare? Secondo me no. Su questo corridoio non penso possa passare. Andiamo piano. Vediamo se può venire qui. Se non può, è fatta. Sa di no, eh? Esatto, brava From Software. Dobbiamo triggerargli un attacco, o meglio, farlo arrivare qua, esatto. Ora tu mi attacchi, giusto? L'abbiamo avvelenato? Sì, l'abbiamo avvelenato. Diamo un'altra soffiata. Perfetto. Occhio qua. Allora, forse con l'arco... No, beh, abbiamo solo un dardo in realtà. Niente. Dobbiamo giocarci mezzo qua. Ok, questa era la nostra ultima Estus Cinerea. Ora dobbiamo aspettare che il veleno faccia il suo corso. Nel frattempo possiamo equipaggiare dei cucri per farle un po' di danno. Dai, dai che muore. 3, 2, 1, eccolo lì. E non lasci niente. Cazzo, eri un toro e non mi lasci nulla. Talismano scaglia del crogiolo. Vediamo. Scaglia del crogiolo. Questo. Riduci i danni subiti dai colpi critici. Ok,
Tracce del crogiolo della vita premondiale, questa forma di involuzione era un tempo assimilata al divino, ma con il progredire della civiltà viene sempre più disprezzata per la sua natura impura. Va bene, l'abbiamo già letta questa parte di descrizione. E lo facciamo cadere. Però ora... cioè... cosa ci siamo persi? Nulla, mi sembra. A meno che qua non c'era una leva. No. Cosa ci siamo persi, ragazzi? Qua si va solo dritto. Non c'è una leva, non c'è nulla. Un vallare sepolcrale. Questi li possiamo uccidere. Questo è più grande degli altri. Forse ora l'abbiamo ucciso. No, non penso. C'è un prompt qui, no? Bloccata da un meccanismo. Ora si è aperta? Oh! Perché? È un boss. No, fermi tutti, questo è un boss. Quindi prima ci riposiamo e poi lo affrontiamo. No, dov'è il cazzarola di nostro falò? Resina di rag... ma? Il nostro falò? Catacombi di Leyndell. No, no, io ho bisogno del mio fantasma qua. Però era un mini dungeon alla fine. Vabbè. Proviamo? Proviamo. Vaffanculo però, eh. No, mi serve la weapon art qua. Se no non li stanno. Sono incastrato, perfetto. Sono morto. Sono morto. Fatemi vedere dove cazzo è questo falò. Perché scusa non era lì? Perché non era lì il nostro falò? Doveva essere lì davanti, teoricamente, no? Boh. Qua? Eh? Perché? Bloccata da un meccanismo. Ma allora quella che ho visto era un'altra porta. Che cazzo di porta ho visto? Ma? Perché adesso c'è un oggetto chiave? No, 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 ragazzi. Mi sono perso. Mi sono perso. Basta. Quindi qua. E sono andato qua. Era proprio un'altra cosa. No, 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 c'è lui. Ma noi scappiamo. Esatto, non è lo stesso. Fatto apposta. Ma che due coglioni che sei tu. Ecco. Mentre lui può passare le pareti. Perfetto. Allora. Esatto, qui è proprio un'altra zona. Qui noi abbiamo la porta che è aperta. Però allora là c'è qualcosa di nuovo. Giusto?
È fatto apposta per essere simmetrico e confonderti, però non è la stessa. Q2 invece è la stessa. No, 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 non è la stessa. È tutto un trucco. È tutto trucco infame, perché è la stessa struttura. Oddio. Esatto, qua c'è un fiore nuovo. 8, quindi c'è un altro. Eh? È come un ciclo continuo incredibile. Adesso ce n'è un altro al posto. Oddio. Cosa cazzo sto vedendo? È la cosa più intrippante che abbia mai visto. Perché lì c'è un cadavere ed è quello che abbiamo ucciso noi. Quindi ora andiamo nella stanza. È incredibile comunque questa cosa. Ok, qui ora è aperto. Esatto. Qui dobbiamo uccidere te. Qua. Bastardo. Tu non puoi passare di lì. Porca la Madonna! Ok. Quello è un boss. No, non è un boss. È un altro. Ma che cazzo sta succedendo? No, 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 no. Ok. Vediamo, vediamo. Scusate se sto in silenzio, ma qua devo rimanere concentrato. Ok. Qui? Runa aurea. Però non è la stanza di un boss. Quindi l'altro, dobbiamo proseguire e quindi, se questa è tutta una nuova zona, significa che più avanti non abbiamo visto nulla. Infatti lì c'è un oggetto, quindi ora noi lì non c'è nulla. Qua non c'è nulla, ma in realtà dovrebbero esserci quelli che sputano fuoco. Quindi qui sopra noi dobbiamo schivare tutti, prenderci l'oggetto. Però non ci ha visto per fortuna. E non c'è l'oggetto. Allora fermi tutti. Ripassiamo qui dietro senza farci vedere. Ok. Allora, quello non è lo stesso posto di prima, perché dovrebbe esserci un oggetto in cima. Quindi se io adesso vado qui, colpisco. No. Ah, 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 ah. Questa non c'era prima.
Esatto. È un trip. È un fottuto trip. No, 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 no. Però adesso non voglio farmi uccidere. Quindi, scudo. Cura. Ora no. Mamma mia, che ansia, che ansia, che ansia sta zona. 3 cure. Forse ora troveremo il meccanismo. Scala. Madonna. È un incubo. È un incubo, cazzo. Ora? Forse siamo dove c'è l'oggetto. Esatto, cazzo. E qui c'è anche la leva. Perfetto, sbloccato il meccanismo. Da qualche parte si è aperta una grossa porta. Allora, torniamo indietro. Però appena possiamo usiamo il teletrasporto, vaffanculo. Dai, non c'è nessuno che ci sta aggrando. Guarda che cazzata. Guarda che non mi fa usare la mappa. Che stronzata di merda. Che stronzata. Io non la posso usare. Ma dai, ma dai. Ma dai. Che cazzata. Guarda! Allora, avevo voluto che mi debba rifare la strada dell'indietro, però mi incazzo se perdo le anime, quindi... Ramoscello... Guarda! Madonna, che schifo! Adesso cambierà tutto? No. Che schifo. Quindi, vediamo se ricordo bene. Io devo andare dietro. No, forse devo andare di qua. Oh, finalmente. Catacombe. Oh, mi fa usare il teletrasporto, per fortuna. Madonna, stavo per incazzarmi tantissimo. Allora, finalmente possiamo proseguire. Però prima abbiamo la bellezza di 45.000 anime. Io vorrei evitare di sprecarle possibilmente, quindi togliamo questa. Inventario, inventario, usiamo una di queste, vediamo quante ne dà. Allora le usiamo tutte e poi togliamo anche il ramoscello. Usa selezionati, scusate, 2. Perfetto, togliamo il ramoscello, rimettiamo questo. Finalmente si può andare avanti. Vediamo se è un boss oppure se c'è dell'altro. Tempra 23 e poi mente 25 forse. Vedremo. Ok, finalmente questa porta si è aperta. C'è un boss. Che sia opzionale, che sia di queste catacombe. Vediamo. Però io ritengo il mio Ludel senza testa. Ho sbagliato. Porca la madonna. Sei. Sacerdote del sangue. Esgar. Fermo, fermo. No, che ci sono quelli che fanno marciscienza. Oh, oh. Calma, 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 calma. Faccio un weapon art e siete morti tutti, eh. Fuori un cane di merda. Ok, 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 abbiamo capito che è forte. Sì, sì, abbiamo capito che è forte. Abbiamo capito che è fortissimo, no? Forte. I cani sono la priorità in questo caso. Lui è debolissimo, gli basta una weapon art e lo facciamo fuori. Potremmo mettere magari nel balsamo, sarebbe divertente mettere quello che esplode, che fa, che crea un'esplosione, sarebbe divertente.
Però per il momento non lo facciamo. Abbiamo la possibilità anche di usare forse qualcosa che ci incrementa la resistenza al sanguinamento. Sicuramente. Ora vediamo. Allora, prepariamoci bene. Inventario. No, riduce sanguinamento in corso. Immunità. Immunità a cosa? Allora, teniamo lui. Allora, andiamo di questo. Teniamo lui comodo. Usiamo una di queste. Eccole. Di anime ne abbiamo poche. Cosa? Sono morto. Porca la Madonna! Luet, ti prego. Lo sa quando devo curarmi. No, via. È morto Luet. Porca puttana. Questo è un big problem. Via. Dio, Dio. Via. Cioè. Ah, io contro te, bitch. Ok, armi di sanguinamento. No. Via cazzo. Oh, lui è più veloce di me! Lui è più veloce di me. C'è la Madonna! Questo è un boss assurdo. Ok. Mi incontro. Sì! Cazzo! Fortissimo questo. Giubilo del Signore del Sangue. Oh mio Dio. 30.000 anime. Vediamo la descrizione. È un talismano. Sì. Incrementa la potenza d'attacco in prossimità di sanguinamento. Offri al tuo Signore il sangue che merita. Intridi la dimora della sua consorte. Soddisfa la brama del suo bozzolo. Il suo risveglio preannuncia l'alba della nostra dinastia. Bellissimo. Va bene, però non... il set era molto figo, eh? Cioè la veste, il cappello non mi piaceva, però la veste era molto bella. E ora che facciamo? Secondo me mi sono perso qualcosa comunque nelle fogne. Allora ragazzi, prima di chiudere l'episodio sono tornato in superficie, diciamo. E in quest'ultima parte di episodio, visto che comunque all'interno, diciamo, delle fogne non sono riuscito a trovare altre strade. Abbiamo affrontato le catacombe, però non ho trovato altro in realtà. Quindi, cosa facciamo? Ora esploriamo questa parte, perché mi sa che questa non l'abbiamo ancora vista. O forse sì. No, invece l'abbiamo vista. Perché qui c'era il mostro quello gigantesco. Quindi abbiamo fatto il giro. Va bene, allora, cosa facciamo? Torniamo a terrazza sul viale. Mi sembra uno degli ultimi falò che abbiamo sbloccato della parte, diciamo, in superficie. Guardiamo verso l'ascensore, mi pare ci fosse un ascensore, vediamo dove porta e poi si prosegue. Sicuramente mi sono perso roba all'interno delle fogne, sono sicuro. Però in quest'ultima parte di episodio in realtà volevo proseguire. Quindi, esatto. Tra l'altro c'è tutta la parte dei tetti che mi sono perso. Ci sono cose. Cose da vedere. Allora, recuperiamo quell'oggetto se si riesce da qui. Ok, questa è una parte nuova. Cioè, ok,
Ok, un problema. Orca trota. Allora, fammi saltare qua. Fammi saltare qua. Mamma mia, che fuga. Ok. Uno alla volta, mi raccomando. Ah! Sì, vabbè, ovviamente oltre al muro. Sono stati baffati. Porca troia. Perfetto. Ora contro il profumiere. Perfetto. Andiamo di questo. Andiamo anche di balsamo, in modo da non farci prendere la sprovvista. Qua c'è qualcosa. Pietra da forgiatura. Qua saltiamo qui. Un avatar dell'albero qui. Per fortuna che avevo il... Via. Ed è pure anche parecchio resistente. Allora io direi di marcescenza scarlatta appena riusciamo. Via. Ok. Via. Ora è un problema. Però noi se andiamo qui dietro, no. Ah, non spara le... Le spara. Vanno tutte verso di lui. Mamma mia, li fa malissimo. L'incantesimo dei Cile. Runa del Lord. Runa del Lord. Questa darà un sacco di anime, cazzo. Leggiamo. Rune appartenute a un predestinato al ruolo di Lord, il cui destino andò in frantumi insieme all'anello ancestrale. Ah. Quindi c'era un senza luce che è arrivato molto vicino a diventare Lord ancestrale. E invece non ha fatto... Cioè non ha, diciamo, compiuto il suo destino, il Lord ancestrale. Allora, qua se non sbaglio, qua è tutto fottutamente uguale, quindi... No, qua è esattamente dove c'è l'arciere. Non dovrebbe esserci un falò. Ah, eccolo lì. Ok, me l'ero perso. Ora di là c'è, immagino, un boss a questo punto. O comunque qualcosa. Vediamo di... Oh, bastardo di merda. Allora, profumiere, qualcuno qui dietro. Allora, vediamo. Abbiamo poco tempo in realtà, in questo episodio. Però dobbiamo sfruttarlo bene tutto. Qui c'è roba? No, non mi sembra. Questa è una zona nuova. Sì, una zona nuovissima questa. Due cavalieri addirittura. No. Gli attiviamo il contrattacco se facciamo così allora. Scalette dove sono? Perfetto. Allora recuperiamo questi due oggetti e poi ci salutiamo. Qui c'è qualcosa. Qui dietro, sì. Girasole aureo. No. Lì c'è una tigre. C'è una delle tigri bastarde, occhio. No.
No, dai, ma mi ha visto da là, non ci credo. Eh? Ok, scappiamo. No, no, la tigre non può arrivare fino a qua. Ragazzi, dai. Torniamo indietro. No, la tigre torna a casa sua, per fortuna. No. Cazzo. Guardate quante robe ci stanno mangrando. No, 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 no. Ragazzi, in questo vicolo io vi saluto. Nel prossimo episodio affronteremo tutte queste creature e cercheremo di trovare qualche oggetto interessante, perché per il momento non abbiamo trovato in realtà oggetti incredibili, armi oppure cose che ci parlino della capitale e ci svelino qualcosa di retroscena. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Come sempre è stato un piacere, io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare soprattutto un mi piace per sostenermi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.